In questi giorni ci viene chiesto a che punto è la variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell'hospice. Ci terrei a precisare che non c'è un iter separato dalla realizzazione in quanto tale, nella misura in cui è necessario sottoscrivere un accordo di programma. Nell'accordo di programma, così come è stato fatto poi per la palazzina, è un accordo che si dice anche in variante urbanistica al PRG, dove vengono ovviamente contemplate le necessità per la realizzazione di questa infrastruttura, più in particolare la destinazione dell'area di proprietà della regione e dell'aste e la eliminazione di una strada che attualmente è prevista che taglia il comparto. Preciso questo perché chiaramente la regione ha chiesto la disponibilità alla sottoscrizione di quest'accordo e ovviamente il comune ha dato la piena disponibilità e dentro questo accordo di programma ci saranno anche indicati quelli che sono i parametri edilizi urbanistici necessari alla realizzazione ovviamente della infrastruttura. Quindi questo è l'atto formale necessario. E non vi è un atto separato, quindi non vi è una variante urbanistica separata che non sia legata invece all'accordo di programma, che dovrebbe perfezionarsi, davvero mi auguro, nel giro di pochissimo tempo. Abbiamo preso come si stanno avviando le procedure per la gara, per la progettazione della infrastruttura stessa, ricordando che sono stati investiti dalla Regione Marche 7 milioni di euro per questa opera, un'opera cui questa amministrazione anche precedentemente ha caldeggiato e per cui ci tiene tantissimo. Quindi noi siamo pronti a fare tutto quello che è necessario per il cambio di destinazione, per togliere, come dicevo poc'anzi, una strada che oggi è prevista che taglia il comparto, ripeto però dentro un accordo, così come ci è stato chiesto dalla Regione e così come l'amministrazione comunale ha dato appunto massima disponibilità per la sottoscrizione di questo accordo.